arrivando. Sto arrivando. Non mi sentite? Figure, aspettiamo, arrivo. Eccomi qua, scusate ragazzi. Scusatemi, ma ho perso un po' di tempo. Eccomi qua, ora ci sono. Come va, come va, come va? Che si dice? Eccomi. Buon pomeriggio, eccoci qua. Allora, eccoci qua. Spero che mi sentiate e tutto il resto appresso. Ok, no, stavo vedendo una cosa. A posto. Aggiornamento. Vabbè, ci deve stare, signori. Eccoci qua. Pa, 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 pa. Ok. Beh, andiamo. Scusatemi ieri che ero un po' stanchino, devo dire la verità, devo dire la verità, ma ora mi sono ripreso. Vabbè, ci sta, ieri. Ieri era pure una giornata abbastanza impegnativa, sono stato appiccicato, attaccato a vedere l'evento dello show di WWE, quindi è normale, è normale. Vabbè, detto questo, eccomi, ora sono operativo, andiamo avanti, non mi ricordo una mazza di quello che dovevamo fare, ora lo analizziamo. Ok, sì, se riesco a... Ecco qui. Sì, sto un atto organizzando, signori. Eccoci qua. Allora, situazione. Hai promesso a un match contro Scarlett per un ok, lo dobbiamo fare. Abbiamo altre cose da fare? A parte lui l'avevamo infortunato. Abbassa un po' il volume del... Ok. Vabbè, abbiamo quasi fatto tutti. Non abbiamo... Oh, non abbiamo sbagliato manco uno. Mamma mia. Vabbè, andiamo con il match femminile. Glielo promettiamo, glielo promettiamo. A sto punto... Solo che... Ma questo se la giocano. Buongiorno, ecco qui. Poi... Minzega, non abbiamo proprio rivalità, un bel niente non abbiamo. Allora, situazione. Dobbiamo cercare, a parte di fare rivalità... Vabbè... Piper Niven deve stare riposata per un po', ha l'energia pari a zero, siamo messi poi, madonna, come li abbiamo massacrati, l'energia 18 che l'altro, dobbiamo cercare di sfruttare adesso i wrestler che hanno fatto poco e nulla, ovviamente, e sì, dobbiamo gestirli un po' in maniera decente, mo'. Allora, per fare dei bei match dobbiamo giocare tutto sulla loro stamina, ovviamente popolarità, quindi stamina, energia, popolarità e poi non ci dimentichiamo il loro stato d'umore. Ora, essendo che di stato d'umore non è che sono messi malissimo, vedete? Però dobbiamo giocare un po' su qualche rivalità. E questo gli facciamo una bella submission, magari potrebbe partire. Popolarità fa cagare, per questo dobbiamo giocarla. Poi ci serve anche lui.
1. Ok, però se faccio una submission anche questa. E qua vedete se riusciamo a fargli far partire delle rivalità. Tu da un bel po' non hai nessuno contro? Un colosso, un crusade. Sì, tecnicamente sì. Sì, un attimo che sto esaminando, signori. Poi abbiamo lei, vabbè, effettivamente ha la rivalità, una rivalità bruttissima. Serve una crusade cattiva. No, questo già ce l'ha. Quindi dobbiamo usare. Tu non hai nessun'altra. Vabbè, facciamo autopromozione. Dobbiamo far livellare un po' di popolarità la gente, signori. Ok. Ora guardiamo un po' i match, submission, submission, quindi dobbiamo giocare un po' sui match. Un Extreme Rules. Un Fall Count Anywhere. Cazzo, però. Non è che sono messi benissimo, eh. Allora, c'è una cosa da far notare, questo lo dico perché stavo parlando con Dictato, essendo che lui adora il management, il codice del management. Ora, dalla situazione, il più decente, effettivamente, è questo, col Fan Count Anywhere. Questo è per il titolo, però questo lo vedo più per il match iniziale, questo invece forse per il... Per il main event lo vedo più questo, effettivamente. Ok, infatti dobbiamo giocarla meglio. Buongiorno. Posso, per favore? Ah, è vero. Sì. È vero, tu hai la rivalità con questa. Ok. Ma io ho paura che questa può far partire la rivalità, eh. Cavolo, io spero. No, no, no. Sono scemo io. Fermi tutti. Sto un attimo elaborando, ragazzi. Ovviamente. Perfetto. Così con l'interferenza. Con Scarlett lo devo fare, bro. Dictato mi sta dicendo. È per un problema. Perché la cara tizia qui presente vuole il match femminile. Io lo devo fare. Lo vuole. Me lo tolgo già dai piedi. Un motivo in più, essendo che ha la rivalità con Gigi Dolin, che è buona. E sono corretti, un colosso contro un combattente. Ci sta che se faccio l'interferenza, in teoria dovrei continuare la rivalità fra loro due e sperare in bene che non ci sta il, come posso dire, il problema che cambia l'interferenza. Poi, submission e submission, così se riesco già da 2 a 2 va bene, perché poi dobbiamo giocare tutto un po' sulla popolarità, perché devono ritornare un po' alle stelle, essendo che li ho fatti fare un sacco di pubblicità e sono calati, lo ammetto, devo farli ricarburare un po' a questi due. E poi l'unico match con una decente popolarità effettivamente sono loro due. Sembra strano, però giocando sul fatto che è fatta Count Anywhere e tanta roba, non ci dimentichiamo che abbiamo anche il vantaggio della rivalità che sta a 3 su 4, quindi
Dobbiamo solo sperare in questo. Dobbiamo solo ora trovare un'autopromozione, perché a sto punto, ragazzi, giochiamo un po' sull'aumento popolarità, perché signori stanno calando tutti, troppi, non va bene. Devono aumentare un po' di popolarità, signori. Devo aumentare un po' di popolarità. Assolutamente. Oddio. Ok. Poi vediamo un poco con le carte chi abbiamo. Backstage Brawl, ottimo. Iniziamo a, lo so, spendere qualche soldino in più per prendere questo, perché ci serve il livellaggio di... Minchia, chi sta a 4? Infatti, inguaiato proprio. Infatti, pam, te lo faccio già. Oh, eccolo qua. Perché, ragazzi, l'esperienza di match è molto importante. Oh, che bello. Wow, questo con lo steel cage, mi servirai, mi servirai, mi servirai. Ok. Bene. Vediamo. No. Perché pubblicità? Autopromozione. No, no, basta con la pubblicità. Gestiamo a... Cerca di gestirla al meglio, raga. Sì, l'ho riletto, l'ho riletto, sono stato attento, dictator, sì. Ok, simula, vediamo se vince o perde il titolo. Ha perso il titolo. Ecco, questo che purtroppo mi aspettavo. Io questo mi aspettavo. Allora, uno mi dirà, scusami, perché con un match di titolo non mi metti un evento importante? Ve lo dico subito perché. Perché per fare interferenza il match deve essere normale. Purtroppo. Purtroppo. Ora, ecco cosa succede che io non sopporto. Che quando io metto l'interferenza, succede questo. Mi abbassa drasticamente la cosa. E più di questo non posso fare nulla. E oltretutto non è aumentato manco la rivalità. E questo non doveva succedere. Vabbè, è andata malino. Gli altri due bond discretamente bene, però devono assolutamente medio, cioè ha avuto più successo questo. Io, parliamone, parliamone. Wow, ha vinto Capitano Uncino. Beh, Capitano Uncino. È particolare rivalità, anche se effettivamente uno non è niente. Ah, è salito a 3, almeno una cosa positiva. Questo è l'unico match decente, ragazzi. Che forse avremo un 3 stelle, 4, 3 stelle, dai, non vado oltre. Appunto. Perfetto, ma sapevo, dobbiamo giocare sulla popolarità, sono tutti scarsi, ragazzi, sono tutti scarsi. Allora, il problema è che erano già due cattivi. Il primo match, il problema è che erano già tutti e due cattivi. E quindi allora succede che a volte per il titolo non ne conviene per forza mettere al main event o al evento iniziale a sto punto. In certe occasioni conviene mille volte lasciar stare e evitare. E quindi ecco. Già quelli che erano un po' più decenti dovevamo mettere, quello che abbiamo messo uno dei mid card, dovevamo mettere all'evento iniziale, perché secondo me era la cosa migliore. Perché già il fatto che il ruolo, secondo me, ci ha portato sfiga tantissimo nel match iniziale. Vabbè, vediamo. Ecco, umore. Guarda quanto è incazzato Jimmy intanto. Ha pure 100 di energia, quindi non l'ha usato per niente. Ed è molto già incazzato. Cioè, figurati. Però ha avuto buono. Però è un Iron Man, grazie al Geyser. Vorrei rispondere pure grazie al Geyser. Un table, vediamo qua. Un po' mi dispiace perché lei voleva a tutti i costi il titolo, però prima me lo tolgo meglio, raga, perché sennò accumularla non è cosa. Non è cosa, raga. Il titolo gliel'ho fatto fare, ha perso. Allora possiamo concentrarci sulle cose importanti, tra virgolette. Ok, grandioso, beh, ma ci stava. Minchia, ho un'energia bassissima, 33, 33, submission, e oltretutto un infortunio, ottimo. Akira, te puoi andare a quel paese.
Mamma mia. Mediocre, ci sta. Sì, abbiamo visto che c'era, era... Allora, la popolarità, vedete, anche questo, 43-50, quell'altro era un 50 e passa. Anche se l'energia è ottimale, questi qua, mi sembra 88-89, però con l'umore, come si vede, questo sarebbe un... parte che cruciale colosso, la classe non corrisponde molto, anzi non corrisponde proprio, potrebbe, ipotizzo io, avere un 2 stelle, anzi un 1,5 stelle, quindi ok, ci sta, perché era proprio tutto scombussolato. Ovvio, un'ora mi dirà, ma perché ha messo un match così schifoso? È perché con tutti gli infortuni che sta avendo, e mi ricordo che ha un sacco di infortuni, non si sta gestendo bene il match. Ora, mo secondo voi, con uno che sta a 36 di energia, o 43, un infortunio non parte. Si è salvato. Si è salvato. Questo sarà un bel match. Sono tutti combaciati, un'energia comunque discreta, tra il 66, vabbè, 30 e 48 fa la media, però c'è il gioco di ruolo, la popolarità è molto alta e questo un 4 stelle ci raggiunge. E infatti, un 3, quasi, poteva raggiungere 4 stelle, poteva raggiungere 4 stelle, ci sta signori. Allora, 64 di energia, 79, cioè scusate, popolarità, questo è pure un bel match. Ah, raga, le popolarità se non vanno oltre il 60 non sono buone, cioè le popolarità devono raggiungere il minimo 60 a salire, quello è il trucco, le popolarità devono essere dal 60 in poi se vuoi dei match decenti. Se sono già al di sotto del 40 non è buono, anche se sono restare buoni. E noi abbiamo usato troppo, abbiamo fatto troppa pubblicità, li abbiamo fatti calare troppo. Adesso dobbiamo giocare tutto su sfida, autopromozioni e scontri. E cercare anche di buttarli tutti e quattro insieme, fare rivalità su rivalità. Aspetta, quanto abbiamo fatto? Quindi, infatti, abbiamo fatto un po' cagare. Bene. Sì, infatti, concordo. Vabbè, intanto abbiamo avuto pure il coso del commissario. Sì, perché c'è bisogno del commissario. Comunque, bene, bene, ci è andato discretamente bene. Ora, giochiamola un po'. Sì, mi ha fatto perdere l'occasione di avere... Ah, ecco, computer, che dicevo io. Allora, gestisci match. Intanto le rivalità... cioè, questo stato salito di livelli, ottimo. Uè, ciao Mattia! Mettiamo la probabilità di infortunio, evitiamo... Allora... vedi, sono tutti a 1, a 1, a 1, non va bene, devono salire, devono salire. Oh, finalmente. Allora, io cercherò di guadagnare soldi per fare l'arena. Voglio fare il livello 4, lo so, uno mi dirà, perché non livelli questo? Fidate, meglio l'arena. Meglio l'arena, raga, meglio l'arena, meglio l'arena, meglio l'arena. Quindi cercherò di mantenere più soldi possibili. Allora... questi farla combattere. E io metto qua per il titolo. Mo ce la giochiamo un po' per il... ah, ma tu hai il titolo, quello maschile. Non l'avevo manco capito. Voi... vi faccio fare una provocazione. Avete capito?
Cioè conviene, se dobbiamo fare le rivalità, l'aumento delle rivalità è la cosa migliore. Cioè non ha, nessuno non ha niente qui. Eh no, questo è forse l'unico match. Ah no, è l'unico che posso fare. Aspetta, scusatemi. Ok, e ci serve qualcun altro da fare. Vedete, non è partita la rivalità e questo è molto problematico. Rivediamo di fare una cosa. Un colosso contro un combattente, effettivamente manca. Allora, questo è l'unico match più decente che abbiamo. La popolarità però ci dà grossi problemi. Allora, questa è quasi la più decente che abbiamo, effettivamente. Sembra strana, la più decente è questa. È ironico, ma la più decente è questa. Infatti facciamo submission qua e là qua ce la dobbiamo giocare con qualcun altro. Sì, questi sono tutti inguaiati, ragazzi. Ce la dobbiamo giocare con altri wrestler. Che succede? Ah sì, ho capito, ma non mi interessi. Eccolo qui! Guardate, guardate chi abbiamo. No, è vero, devo aggiungere lo steel cage, è vero, bravo, bravo, grazie, grazie, è vero. Devo aggiungere lo steel cage obbligatorio e forzato, è vero. Wow, ieri me lo sono scordato del main event. Ok, allora me lo butto su. Però steel cage è stronzo. Lo steel cage è stronzo perché... Eh sì, perché lo steel cage è stronzo. E allora... Aspetta, fermi, fermi, fermi. Lo steel cage è... Scusate, sapete perché è stronzo? Scusa per la parolaccia, però sì. È perché giustamente ti toglie le rivalità. Ora. E allora a sto punto me la devo giocare così, aspetta. Allora aspetta, sì, aspetta, mi è venuta un'idea, un'idea, grazie. Guarda, grazie, Dictator, non me l'ho proprio scordato. Grazie davvero. Allora, perché, perché è vero, ieri me lo sono scordato di metterglielo. In realtà me lo so già scordato quello. Sì, perché quello del 2000. Quello, allora, quello il 21-22. Eh sì, il 21 l'avevamo fatto. Il 22 ci sono scordato quello che abbiamo fatto prima. Steel Cage, mannaccia, grazie, mi hai fatto ricordare. Però volevo far vedere che abbiamo Tavish. Eccolo qui, ragazzi. E uno dice: chi è questo? È un vecchio wrestler, ragazzi. Esiste pure, oltretutto. Madonna. Costa veramente poco. Però potremmo fare qualcosa. Mark Coffey, e tu chi sei? L'hanno aggiunto, chi è questo? Hanno fatto un piccolo aggiornamento. E questo chi era? Mark Coffey.
Non mi ricordo che c'era nel gioco attualmente. E l'hanno aggiunto. Ok, va bene così. Volevo vedere che cosa c'era di bello, ma va bene così. È vero, grazie per lo steel cage. Tu invece che cosa vuoi tu? Solo perché me lo stai proponendo tu. So perché mi hai proposto tu e lo prendo come sta, però facciamo una cosa. Tu sei una rottura e sei molto pericoloso. E anche questo. Ora capite come. Così io me la devo giocare, raga, così me la devo giocare. Percentuale di infortunio, perfetto. Perché la cosa positiva di questo gioco, sapete qual è? Che quando tu livelli wrestler, mo lasciamo stare la popolarità. Però se tu hai questa qui, ad esempio Scarlett, tiene 18, quello rimane 18. Signori, rimane 18, questo è il bello, non è che cala la sua esperienza, quello rimane. E il restante come popolarità sacala se non la usiamo troppo, però il resto funziona tutto. Bene, andiamo. Abbiamo perso troppo tempo. Questo dovrebbe uscire tanta bella roba. Sembra strano, ma potrebbe uscire dei match interessanti. Simone. Ok. Straordinario. Straordinario. E abbiamo fatto pure un livello 3 di bello, bello, bello. Il prossimo sarà una sfida, così evitiamo che li facciamo faticare. Questo, vedi, non è che sono tanto contenti qua, tranne uno, vabbè, Capitano Hawk, là è sempre con te. Di nuovo, ma quanto sei forte! Intanto sono stati tutti e due di rivalità, e questa è una cosa positiva. 2-2, dai. Deludente. Che palle, mi avete fatto spendere inutilmente la submission, che noia che siete. Perché comunque costa. È un TLC. Oh, c'è voluto un TLC per farvi salire, mannaggia a voi. Oh, ci è andata bene. Peccato che è andata meglio il main event che il main event. Il match iniziale che il main event. Però devo dire che va bene così, perché tanto abbiamo fatto superiore ai match. Ai mid card, quindi va bene, va bene. Abbiamo seguito la curva. Madonna, popolarità 100 quell'altra. Madonna, Zoe Stark sta a 100 e di energia 100. Madonna, vabbè, esagerate effettivamente. Azzo decente, vabbè, ma ci credo. C'è stata la somma della percentuale di popolarità e tutto il resto. Ok, vediamo qui adesso. Vi ripeto, questo gioco non è malvagio, cioè uno ovviamente lo gioca giusto, difficile che la gente ci gioca a sta modalità, però MyGM ci vuole molta strategia alla fine, devi veramente ragionarci sopra per tante cose, non è che è un gioco, non è che è facilissimo alla fine dei conti, però puoi prevenire i risultati che tu ci lavori e vedi un po' che come esce. Che ripeto, non è che è facilissimo anticipare o prevenire. Allora. Un TLC, questo può uscire tanta bella roba. Straordinario. Ma quella Carmella tiene gli estremamente alti di popolarità. Buono, ok.
La nostra sfiga, signore, è che alla fine dell'evento, proprio noi mettiamo tutto steel cage, anche dopo mettiamo un altro steel cage, e per il pay per view, per il main event, per il resto del main, faccio tutto pay per view, cioè tutto steel cage. Ecco perché voglio spendere adesso soldi per l'arena, sperare di fare tutto normale e guadagnare almeno un pochettino per il per uno, e sperare di avere qualcosa per lo steel cage. Perché lo steel cage comunque costa un botto. Ok, ora vediamo un po'. Due, Madonna, ha vinto due trofei quel maledetto. Cioè, lo possiamo raggiungere a lui. Azza, quello che ha più esperienza di tutti noi. Cioè, ha più fans. Ma sei di mezza conciata male. Ah, vedi, l'umore la faccio felice. Guarda, mi sta dicendo, guarda, ma guarda, io ti dico solo che chiesti già vi volete menare, entrate, menatevi. Però peccato che chiesto fa cagare, quindi ve la butto lì. Ok. Sì, scusatemi, un attimo imbambolato a capire il da farsi. Sì, ho sbagliato il... Scusate, ho sbagliato un attimo la cosa. Ecco qua. Sì, lo so come si... Lo so come si chiama... Lo so, ho sbagliato tasto. Ah, questo volevo fare. Ok. Non ce la facciamo con i soldi, eh? Ok. No, sì, meglio di farla riposare, raga. Sì, no, stavo riflettendo, scusatemi. No, voglio farla riposare. Ci serve un evento che può dare fastidio, ma non so chi mettere. 85 di energia, popolarità fai poco cagare, però. Scusate, sono tanto concentrato a capire che cosa posso mettere a un evento.
Ecco, mi servirebbe un combattente, ce l'abbiamo un combattente. Non era quello che cercavo però, mamma mia. Vabbè, evitiamo di non spendere soldi, signore. Aumentiamo il coso, finalmente. Buono. Facciamo un triple threat. Vabbè, la butto io così. Oh, eccolo qua. Oh, ecco qua, perfetto, c'è andata. E ce lo possiamo buttare con un meglio, meglio. Ok. Questa hanno già una rivalità. Se li facciamo su mission, facciamo tre, forse siamo fortunati. Questo steel cage all'inizio è che questi fanno cagare, quindi va bene così, fanno qualcosa, tanto non parte neanche una rivalità forse. Questi falli combattere, perché lei mi ha chiesto di combattere, che l'altra mi ha detto che vuole combattere con qualcun altro. Questo, se tutto va bene, dove parte una rivalità. E autopromozione, andiamo con... Vabbè, dai, dai, ci vai tu. Ok. Basta, più di questo non posso fare nulla. Dai, speriamo in bene. Allora, Wolfgang e Tavis. Tavis è un vecchio wrestler, ragazzi, è da WWE. Peccato che l'hanno messo come personaggio molto così arronzato che se lo trovi lo trovi. Infatti è vecchio di età, si vede. E lui attualmente sa che sta nella WWE a fare allenamento, a far imparare i nuovi pive, vabbè, i nuovi arrivati, come si fanno le basi della WWE, insomma. Oh, Wolfgang ha vinto. Mediocre, figurati con uno steel cage, con uno steel cage, rendiamoci conto. Beh, effettivamente qua il match faceva un po' cagare. Ah, finalmente almeno ha vinto. Terribile. Ah, questo lo sapevo, era giusto. Ecco, questo è un match interessante. Infatti, secondo me devo metterlo al main event. Scusate, al match iniziale. Decente. Infatti, 3 e 3. Perfetto, tutte e due. Sono contento, così so già come risolverla per la prossima volta. E poi abbiamo questo. Ti prego, fammi 3, così ho belle rivalità. Due, vabbè. Vabbè, proviamo. Ma questi sono tutte popolarità, ragazzi. Ci stanno massacrando la questione della popolarità. Madonna. Madonna, tu mi fai il tag team tornato e vabbè, e Alex è andato a quel paese. A posto. Vabbè. Ok. Io ve l'ho detto che questi si mettono le zappate ai piedi da soli e poi mi dite vabbè, perché non uso la carta contro di loro? Perché non serve. Ok. Ah, voglio sapere se la mia voce si sente bene più del gioco. Il gioco è troppo più alto della mia voce. Ogni tanto lo chiedo per sicurezza. Intanto ha vinto il titolo. Ben venga. Oh, che bello vedere la foto di Simus che è un po' ha un po' la panzetta. Poi invece nel gioco è bello magro, secco, snello. Ok. Buono.
Ok, vabbè, match comunque dischetto anche con questi, eh. Comunque, ragazzi, c'è da dire che vi ho fatto vedere praticamente tutti i MyGM come funzionano. Questa è una cosa positiva, quindi credo che con le prossime live, vabbè, quando completeremo anche questo MyGM, la terza run sarà la fine delle registrazioni con WWE, tranne se farò qualche video special di Battle Royale e cose così. Questo ve lo dico, però in teoria va bene così, cioè, minchia, quanto ha fatto schifo il primo 0,5 non lo ottengo mai, eh. Non ottengo mai. Un'ottima organizzazione, per carità, però 35.000, oh, però 35.000, 56.000, io mi piace la differenza. E 43.000 e 43.000. Bene. Che cos'è quello? Città, vabbè, tutto a posto. È una carta, ragazzi. Ora, tutti e due stanno guadagnando. Questo, guardate qua come c'è la differenza. Ora vediamo se non ci fanno nessuno scherzetto, ma mi sa che non lo possono fare. Sì. Ok, va bene. Guarda, almeno intanto hanno tutti l'umore contento, ragazzi. Almeno a me questo mi interessa. Ora, però, io vado direttamente a WrestleMania perché non credo che posso fare altrimenti. E adesso andiamo con i match più. Allora, i più ignoranti, signori, sono loro due. Ora rimaniamo con questo, ma vediamo sul concetto di popolarità. Questo va sul titolo. Forse questo no. Questo va sul titolo. Forse sembra strano, ma i titoli migliori sono questi. Poi abbiamo questo, vai sul titolo. Poi abbiamo. Ok. Aspetta, sì, lo so, vi sto livellando, mamma mia. Com'è divertente avere. Ok. Aspetta, c'è un altro da potenziare? Così a caso, all'improvviso. Ok, se questo parte potenziato casualmente all'inizio di ogni mese. Questo è bello. Perché forse lo possiamo tenere. Allora, andiamo con calma. Steel cage. Ragazzi, però c'è un problema. Devo scegliere lo steel cage adatto. TLC. Steel cage. A posto. Resto. Allora, facciamo così. Allora, la popolarità più alta è questa. Beh, in realtà tutte e due, uno, due, tre. E gli altri possiamo fare solo beneficenza, io posso far fare solo a uno. L'altro gli faccio fare pubblicità. Eh sì, gli faccio fare pubblicità, signori. Ok, se figurati. Aspetta, ma io sono scemo. Famo così. Gli altri come sono messi? 1, 2, 3, 4. Allora, questi qua, mo ci giochiamo noi. Gestisci roster. Fine stagione. Praticamente guadagno quello che posso. Ok.
Ok, io lo sapevo, infatti. Ok, no, sto pensando. Lo so, li licenzio adesso, giusto per avere quel qualcosì. Queste le lascio, purtroppo sì. Voglio vedere chi devo posso riportare via. Perché alla fin fine che non la sto usando. Oh, ecco qua. Ho dovuto licenziare qualcuno, raga. Ma per forza. Più di questo non posso fare nulla. Steel Cage, Fatal Contact Anywhere, TLC. Devo solo sperare in bene. Anche se ho la sensazione che questo Steel Cage. Io ho paura solo fra questi due. Cioè, fa ridere che. Raga, dobbiamo solo sperare in bene che non. No, aspetta, buongiorno. Vai con Steel Cage. Dobbiamo solo sperare in bene, signori. Perché potrebbero essere uno si supera l'altro, poi non lo so. Vabbè, vediamo. Lava la spacca, ragazzi. Se avessi avuto più soldi, magari, beh, la butto lì. Forse potevamo fare più steel cage e guadagnare un fottio di pubblico, però stiamo a vedere. Bene, signore. Bello, classico, grande, 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 classico. Vai. Classico pure questo, ho detto, era rischioso entrambi i casi, eh. Era rischioso entrambi i casi. Buono. Vabbè, 3 tanto non è che me ne può fregare. Bella. Mediocre, l'ultimo è stato mediocre, che tristezza. A sto punto, vabbè. E questa, ragazzi, non dico che va classico, però spero perché non lo assicuro molto. Classico, perfetto, dai, è così. Oh, che bello! Oh, la soddisfazione ogni tanto. Bene. Grandioso, e già questo ci va di vantaggio perché nessuno ha fatto, per il momento non è classico. Buono, ok, e noi siamo già sul classico. Questo abbiamo fatto buono, quindi questo non lo so. Vabbè, ma il mid card mediocre, quindi figurati. Vabbè, qua ci superano tutti perché di base abbiamo fatto schifo. Mediocre, minchia. Ok. Come non detto. Questo ci ha fatto leggenda. Va bene, rimaniamo così. Va bene. Prossimo. Buono Samus. Con Iron Man, figurati. Allora, per il momento noi siamo quelli che abbiamo fatto bene al match iniziale. E anche a mid card. Almeno al primo. Ok.
anche a quello al secondo mid card, ragazzi, è andato decisamente bene. Oh, quello di sotto stiamo facendo tutti identici. Ok, a posto. Va bene così. Questo potrebbe essere una bella leggenda. Questo potrebbe essere pure leggenda. Straordinario, minchia. Ok, pure infortunato Jey Uso. Ok. Vediamo qua. Match iniziale. Ok, siamo io, abbiamo vinto. Abbiamo fatto solo noi il classico. Ok, prossimo. Mid card. Abbiamo fatto classico, cioè abbiamo superato, cioè no, no, quindi a posto, quei due sono nostri, la nostra posizione è quella. Questo ci ha superato perché noi abbiamo fatto grandioso. Eh no, pare, no, noi avevamo fatto 3 stelle se non sbaglio qui. Vabbè, dopo controlliamo. Vabbè, qua se va bene è buono, infatti ci sarà superato. L'ultimo. Ok, solo uno ci ha superato da sotto alla main event. Per il resto abbiamo fatto quasi tutto pareggio. Quasi. Ce n'è andato di lusso, 197.962. 187.000. 160, abbiamo fatto più noi di pubblico, raga, ah no, cazzo, questa ci ha superato. Però costo raddoppiato, raddoppio bello. Ok, abbiamo mantenuto la terza posizione. Questo è un po' un vantaggio per noi per la prossima stagione, perché avremo qualche wrestler in più. Ok, maggior numero di submission match, perfetto, maggior numero di match tornado tag, numero di superstar in classe combattente nel roster, ok. In terza, altezza media della superstar più elevata, non so che cosa intende, ok. Abbiamo fatto quasi, qua c'è stato un bello scontro, non siamo riusciti a tenere tutto un ottimo controllo, CV è stato tosta. Vabbè, abbiamo avuto però 3 posizioni rispetto agli altri, quindi a posto così. Bene. Poteva andare peggio. Stagione 2. Ora, vediamo di chi... Vedi, noi abbiamo solo 1, 2, 3, 4, 5 posti da tenere. Allora, ci teniamo lui. La coppia. Lei. E l'altro titolo dov'è? No, non ci credo. Quello che non vuole giocare con me ha il titolo. Se l'è portata a casa. Bastardo. E vabbè, chi scelgo? E abbiamo 3 maschi, serve una femmina. Sì, perché il titolo coppia, per la coppia femminile non ce l'avevamo più effettivamente. E allora ci serve una femmina. Sì, perché avevamo licenziati, è vero, abbiamo licenziati, ecco perché giustamente non abbiamo. E chi scelgo? C'era lui che se lo prendiamo abbiamo quel bonus, se vi ricordate. Però vabbè, la rivalità va a puttana se lo togliamo. Scarlett al titolo femminile va bene, anche se vabbè, tanto l'energia si ristabilizza, non c'è quello il problema. Ci prendiamo Liv Morgan, però dopo dobbiamo riavere un'altra tank. Però meglio tenerci Liv Morgan, ragazzi. Una Crusader buon non è mai facile trovare. Ok, confermiamo. Ok, ora dobbiamo fare il draft.
Sì, io Morgan Dupri, sì, lo stavo pensando a loro due. Oddio. Raw back up, ready to turn in, pick number four. SmackDown about to make their fifth selection. Who'll join the black and ok, gold brand ora next? Andiamo a scegliere i tizi nostri. Guarda, tutti buoni qua. Wow, no, cazzo. Ah, l'hanno messo! Woods l'hanno messo! Là c'è stata una patch di aggiornamento. Vedete, adesso c'è Woods. Allora, aggiornamento c'è stato, guardatelo, non c'era prima. Allora c'è stata una patch di aggiornamento di contenuti. Allora vedremo nuovi wrestler. E sfogliamo. Beh, mi sembrano tutti uguali. LA Knight. Bron Breakker, Breakker, eccolo qua. Bron Breakker, eccolo qui. Bro, l'abbiamo trovato, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo e lo prendiamo, così vediamo pure come gioca. Magari ce la possiamo gestire bene. Poi è un colosso che però dobbiamo cambiare i ruoli ai tizi, però se lo prendiamo. Ma sai che vorrei prendermi effettivamente Woods per il fatto del cosa di Dupri, perché così due facciamo il tag team e l'altro magari gli facciamo fare. Eh sì, ragazzi, eh sì, avete capito bene. Avete capito bene. Lo prendiamo. Perché ho già visto che può fare la rivalità per il titolo di come si chiama, di non di coppe, di buongiorno, rivalità per il titolo, vedete, per il titolo, quindi mi è venuta un'idea bellissima. Sì, avete capito già la mia idea malsana. Intanto mi voglio prendere, ok, lo sto per prendere, ma soltanto perché lo voglio provare, anche se non c'è, anche se non è proprio ottimale. Allora, intanto chi abbiamo altri? Coffee. Sì, sto guardando. Ok, cerchiamo di trovare quelli giusti però. Gigante. Andiamo con le donne. Il gigante femminile ce l'abbiamo da prendere. E vabbè. Scusami. Ho sbagliato io. Ah, giusto che ci sono i due giganti. Cioè, mi tocca prendere Tamia, che è buona, quindi può combattere contro Scarlett, che è una Crusade. E mi tocca di nuovo prendere Piper. There's nobody meaner than Tamina on this roster. Wow, this changes the women's division in a big way. Lot of ways NXT can go. È una questione di rivalità, solo per questo motivo, se no mi faccio problemi. Sì, perché Tamina è buona a quanto pare. Quindi, NXT vabbè. Chooses Piper Niven. Piper Niven ready to run roughshod through the women's locker room. Pierce may have found the next breakout star in this woman. Who is next on the SmackDown roster? Ecco, vedete che è bello che mo avendo tutte e tre lì potrebbe essere divertente. Bene, adesso quante ho di maschi e femmine? Sono pareggi, perfetto. Abbiamo tutte alla pari. L'unica cosa che giustamente non ci troviamo è le rivalità maschili per i titoli, perché diciamoci, ci serve la rivalità cattiva. Aspetta, ma ci sta anche quell'altro? No, non c'è.
Vabbè, cerchiamo di non spendere troppo, quindi andiamo con Vihan e mo vediamo il rivale per quell'altro, così facciamo la rivalità. E mi sembra che serve un combattente. Infatti. Sì, perché così abbiamo. Ok, che c'è MVP che è un combattente, però Nakamura non l'abbiamo poi preso. E a sto punto ci conviene prenderlo, anche se vorrei vedere. Sì, stavo guardando gli altri combattenti, scusatemi. Ok. Ok, allora no, il combattente lui no, vabbè, perché se no lo facevo per il tag team. Vedete, Logan Paul vale di meno, però intanto ha 17 di... Avete visto? E sapete che a sto punto mi prendo Logan Paul? NXT picks Sì, Logan dai, ci prendo Paul. Logan The Paul. GM is about to go viral picking Logan Paul. This brand has drafted a Ok. very, very motivated superstar. NXT ready for their next selection in this Bene, draft. ora ci servono le femmine, due femmine, che non abbiamo combattenti, quindi ci serve Colosso, combattente. Ok, prendiamoci Tegan Nox e poi ci prendiamo un NXT Colosso drafts cattivo. Tegan Nox. Tegan Nox Sì, looking to settle iniziamo. No, unfinished me lo sono business scordato di on prenderti, NXT. cazzo! She's a bit raw, but out È of fears vero, volevo can make her prenderti, a merda, me lo sono masterpiece. scordato! Could be a make or break pick No, for cazzo, mi ha NXT here. anticipato di un se... Mo, è vero, pensavo di prenderlo, me lo sono scordato, bastardo! Cazzo, stavo riflettendo, ma sai che mi sono dimenticato di uno? Ero mo sicuro che l'avevo già preso, minchia. Momento di distrazione. Cazzo, usiamo lei come colosso, 19 di esperienza, minchia, ce lo spendiamo un bel po', ce lo spendiamo, NXT picks, dai. Ronda Rousey. La The prendo io, GM with a Ronda. big pickup, Ronda Rousey. Being Mi sono drafted this scordato, mi hai late, preso, this is an origin bastardo, mi hai story. preso quello She che is volevo going down a mission prendere. now, Ah and the dai, che GM has made palle, their mo final ci pick. stavo a pensare, ma l'avevo preso, ero talmente concentrato a Who's fare up il for tag, le NXT? coppie. Che mo. Vabbè, bastardi. Vabbè, no, non ci pensiamo, non ci pensiamo. Ora vediamo. Vediamo qui. Cavolo. Ok. Kevin Owen. Ora ah, eccolo, Franzer. Aspetta, c'è Woods. Questi fanno coppia. Aspetta, Butch. Prendiamo NXT selects Butch, vediamo se fanno Butch and his veramente se c'è GM pull the l'entrata a wild card with coppia. Butch, a social Vediamo se c'è media l'entrata a coppia, sensation ragazzi. just waiting to break out. Could be a make or break pick for NXT here. Sì, vediamo se fa l'entrata. Taven Francer dovrebbe essere come cacchio si chiama là, il Ercole della situazione, lo chiamano. Sono due NXT buoni, quindi drafts. facciamo due Nathan cattivi. Frazier. The GM picks Nathan Frazier. A ton of potential in this kid. He's looking to make his mark on this brand. Team Red has been assembled. Take a look at the talent on the blue brand. Ci servono due cattivi adesso. Ah, Bucci è uno specialista. Bucci è uno specialista. Questo è un bel problema. NXT selects Ivar. The GM has selected Ivar. What a pick. As big as he is, hopefully we'll see him grow.
NXT chooses Damon Kidd. Ok, basta così. Sì, sì, infatti credo che ho superato abbastanza anche più degli altri. Sì, sì. Va bene così. Ok. Backlash. Ok, sei un bastardo, mi hai preso quello che volevo prendere, bastardo. Ah, ecco qua, miglior attacco, questo non lo usiamo quasi mai, dobbiamo usarlo. Ti impedisce di subire gli effetti della prima carta potenziamento giocata contro di te. La prima. Questo lo dobbiamo tenere per il main event, eh? Per il prossima settimana useremo, quindi il 20, per farvi capire, la quarta settimana useremo questi due, uno per noi e l'altro contro gli avversari, così la prossima settimana loro avranno un'arena di merda, però intanto se ci lancio qualcosa ci appariamo. Inserisci almeno un match submission, con calma, non ho big money adesso. Ora facciamo le rivalità che volevo fare. Partiamo così. Il titolo. Per il titolo. Ecco qua. Ora possiamo fare con un bel submission. Se magari cominciamo, saremmo cominciato già la grande. Facciamo così, per evitare facciamo normali. Uno dice perché? Perché già ho messo la carta che mi darà molto valore i titoli. Ok? Quindi ora vediamo un po'. Mancherebbe il titolo maschile, vero? Mancherebbe effettivamente. Però potremmo fare così. Così vediamo chi la vince. Eh? Eh? Anche se ho molta paura. Sì, perché è meglio fare un altro match per i maschi, per avere il titolo maschile. Tanto siamo a New York in tutto ciò. Bene, ragazzi, spettatore, perché voglio vedere l'entrata di Woods, essendo che non l'ho mai vista. Cioè, non l'ho vista in questo gioco. Che bello, abbiamo l'arena. Ah, è vero, noi abbiamo ancora l'arena standard. Infatti, ma dopo dobbiamo migliorare per forza. Ecco che ho detto che ci serve arena. Questo è praticamente il match che è proprio il ring che si vede con NXT. Chi guarda, aspetta, ragazzi. No, ma oggi era sabato. Quindi. Mi sono scordato di guardarmi stamattina. No, cazzo, mi sono talmente concentrato sulle cose. Madonna, che rottura.
Mo ci stavo a pensare, oggi ci sta stamattina. Ecco, quando hai 3.000 cose da fare la mattina, no? Cazzo, mi sono scordato di vedermi Raw, ho perso di nuovo, ho riperso di nuovo. Ho riperso di nuovo il match Royal Rumble femminile. Che palle! Vabbè, lo dovrò vedere sul sito della WWE quando lo pubblicherà, perché lo propone al canale suo YouTube. Che palle, me lo sono scordato. Uffa, mo ci stavo a pensare. E tanto lui arriva a suonare con la tromba, quest'altro. Figo, figo. Fatto molto bene Woods. Però mo l'hanno aggiunto, non c'era nel roster prima, me lo ricordo, infatti non l'avevano ancora aggiunto. Quindi sì, vi confermo che man mano aggiungono piccole patch, aggiungono wrestler a caso che non fanno parte del DL, dei DLC annunciati. Quindi potrebbe darsi che possano mostrare, pubblicare e mettere qualche personaggio in più o variabile di wrestler. Eh beh, è ovviamente lui. Va bene ragazzi, noi cercheremo di fare l'arena. Ecco, non voglio farvela dimenticare, ma io voglio far mettere l'arena, eh. Voglio un po' allargare perché veramente siamo messi un po' malino con questo ring. Cioè, per carità, a parte che questo è proprio il ring dell'NXT, comunque non vorrei dire, è proprio quello là che si vede se uno se guarda il programma. Va bene, vediamo come va a finire. Chi è che la vince? E come andrà? Ha vinto il titolo! Madò, straordinario, straordinario, Madò. Visto, 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 visto. Tanta roba. Bene. Simula. Hanno vinto i titoli. Ragazze, siete deludenti. Simula, va. Hanno vinto i titoli. Oh, ma che è? Tutto straordinario. Ma tutto straordinario, signori. Ma tutto straordinario. Raga, ma che è? Tutto straordinario. Ma io sono un mostro. Vabbè, vi spiego. Comunque ho usato la carta, quella là che avrebbe dato vantaggio ai match titolati, eh. Diciamocelo, diciamocelo, se no quindi non ero, se no non erano così. Ok. Vediamo un po' qui la situazione. Homos, interferenza, straordinario. Ok. E anche loro stanno facendo tutto straordinario. Non è che è proprio ottimo come cosa. Non è che mi piace tanto come situazione. Uè Mattia, comunque Boss Star Wars Day. Scusa, mo l'ho letto. Cavolo, sono un po' in ritardo. Eh sì, oggi è Star Wars Day, ragazzi. È pure il compleanno di mia sorella, infatti. Ah, dopo la devo pure sentire. Che bello. Bene, andiamo avanti. Anzi, considerate che sì, possiamo farla giusto per un'altra ora perché verso le 6:30, 6:15 devo uscire per tanti motivi. Uno, il caffè. Non ho caffè. Non ho caffè. Due, devo comprare i croccantini nuovi a Nerina e il latte perché mi sta facendo una testa grande a così. La mia gatta. Il suo momento nervoso. Oh, io vorrei vedere l'entrata. No, vabbè. Eh sì, in realtà vorrei. Bron Breakker. Vabbè, no, magari la prossima volta. Mo ci stavo pensando perché ci sarebbe. Ma che ci sarebbe stato. Scusate, utile, però l'avremmo avuto e lo volevo provare. Se no, proviamo nella prossima stagione. Me lo sono scordato di nuovo di prenderlo, cavolo. Vabbè, pensavo alle combinazioni, agli abbinamenti. Cioè, aspetta, no, fermati, fermati, tizio. Tu tieni sia Angelo Dawkins e Ford e non gli fai il tag team?
Sul serio? You fuck kid me proprio? Eh? Che cavolo. Ya, con tutto il bene, non può fare sto scherzetto. Vabbè, magari li userai dopo. E chi ma ti possono. Intanto noi abbiamo fatto un'incredibile organizzazione, l'abbiamo fatto migliore degli altri. Anzi, abbiamo quasi rischiato che il mid card superava quello main event. Però è andata molto bene. Tasso mantenimento l'abbiamo ottenuto 61.000. 61.000 pure cast bastard, 47.000. 47.000. Bene, siamo già bene, ottimo. Cominciamo bene. Cominciamo benissimo, non bene. Ok, sì, mi manca il titolo maschile, lo so, mo lo facciamo il titolo maschile. Madonna, dobbiamo recuperare assolutamente. Ma già siete arrivati, cioè abbiamo cominciato mo abbiamo cominciato, già dovete rompere i coglioni. Sì, ok, me ne occupo io, lo so che tu te lo puoi permettere il remix, lo so. Ok. Ma è ovvio, grazie. Sta che non mi hai detto per il match di titolo, però ci sta. Azzo, per pure tra 2 settimane proprio. Allora, voglio che voi due, che avete la rivalità sia tu e sia tu, così aumenta la rivalità e ci serve anche la sfida di coppia perché no, è strano che aspetta. E noi allora a sto punto facciamo così, vediamo se hanno veramente la rivalità, se questi hanno la cosa della. Giusto per vedere se hanno la rivalità questi qua. Ovvio. Ok. Ok. Ok, questo non lo posso fare. E la Madonna, questa me la ricordo, Beach Pantan me la ricordo, era pure molto brava. Quasi quasi me la prendo una gigante è buona. E mi prendo pure una cattiva, questa qui. E magari mi prendo pure te che non mi si sa mai. Ok. Eccole qua, infatti credo che sia la cosa migliore. Meglio. Non capisco perché mi dà gigante colosso me lo dà verde combattente. Non sono in sintonia. Per quale motivo mi dà. C'è qualcosa che non va. È un bug? O forse questo non è un combattente ma è un crusader e quindi hanno scritto male?
Non lo capisco. Boh. Babbo. E un attimo, ragazzi, sto pensando. Sì, mo se, sì, si sono incazzati subito già per il titolo. Allora, stavo solo pensando perché mi servirebbe. Io volevo vedere se questi hanno l'entrata. So per sfizio mio, se no gli avrei fatto fare il. No, anzi, secondo me. Per il titolo. Vediamo chi la vince con questi. Eh sì, avete capito. Però a sto punto glielo facciamo a triple ecco, bravo, così. Con un bel triple perfetto, meglio. E a sto punto facciamo uno specialist. Siete tutti cattivi, però, cazzo. Ma sei un uomo, tu. Vabbè, so perché ti chiami Evans, vuoi farti... Ho capito, vabbè, ti piglio, va. Vabbè, lo faccio giusto per il titolo. Meglio di no. Allora, no, sto vedendo, signori. Credo che già abbiamo fatto abbastanza. No, non voglio farlo. Lo voglio sfruttare in un secondo momento, sta cosa. Facciamo tutto normale, per sicurezza. Vediamo come si evolve la cosa. Perché voglio far fare un altro tag team. Madonna, ha vinto lui il titolo, minchia. Butch Butch Ivar, ok. Va bene, potrebbe essere una buona rivalità. Simula, questo era giusto per fare uno sconto decente, niente di più. Medio, meno monotono, bello. Non avevo dubbi, guarda. Sento, ecco qua la rivalità. Ora avete capito perché l'ho fatto fare. Damon Camp, mediocre, vabbè, lo sapete, faccio la cagare. Uno, perfetto. Sì, ma... Ok. Mediocre. Non doveva succedere, però va bene. Mi ha fregata la grande. Grandioso. Ok. Dobbiamo fare l'ingresso di questo qua e quell'altro, quando abbiamo l'occasione, non ce lo scordiamo. Minchia, ha fatto classe. Vabbè, ma Ro aveva un po' di wrestler suoi, quindi ci sta. Questo si è mantenuto una che ha una popolarità della Madonna. Questo è un bel match, si vede. Infatti buono. Cioè non è malvagio, buono è un buon risultato, eh. È praticamente la media. Buono. Classico. Ok. Guarda, faccio lo spettatore giusto perché voglio vedere a che cosa tiene come ring. Ah, anche loro sono messi un po' come noi. Ok, pensavo più o meno eravamo messi male. Vabbè, Viper, ragazzi. Apex Predator has arrived. Mamma mia, Randy Orton quanto è allegro. Mamma mia. Quanto è incazzato. Però si vede che è invecchiato. Mamma mia, l'hanno fatto proprio vecchio.
Cioè, il vecchio no, però io lo immaginerò tra una ventina d'anni, non lo so perché. Ah, this is gonna be fun, because here comes the ninjas. Ah, Kira, io non lo sopporto questo, è stato fastidioso. Infatti non ha neanche l'ingresso della cintura. Ecco, ora voglio vedere l'entrata del nostro amicone, che non so riuscire a prenderlo di nuovo. No, no, Monsterford lo conosciamo. Purtroppo. King Taz is in the building, ready to get the party going. Ecco, questo deve fare coppia con quello lì. Non so perché non gli è venuto in mente di fare la coppia. Vabbè, così. Oh, ora vediamo l'altro. Eccolo qui. This dude is one of the most impressive young superstars we've seen. Bron Breakker on a meteoric rise in WWE. Breakker, eccolo qui. Alla faccia. Sembra un tipo che sa come farti male. Sembra proprio uno che sa come farti male, molto male. Pure questo è uno che non scherza, signori. È uno che sa come menare. Letteralmente. Alla faccia, statisticamente no, me coglione. We've seen a fury to Braun. Figo. Breaker, mi piace, fa proprio bene, fatto veramente bene. Ok. Era giusto per vedere la cosa. The following contest is a tag team match set for one fall. That is for the ECW World Tag Team. Il bello che per il titolo. Abbiamo capito, posso skippare. Basta, clicca, sì, menatevi, fate qualcosa, bravi. Ah, era giusto per. These teams chi è che si fa mai per primo? Tag team titles in this tag team match, and we are starting things off with Randy Orton and Akira Tozawa. And across the ring, the team. They're... Vabbè, però c'era l'arbitro in mezzo, dai. Vabbè. Minchia, hanno ripreso il titolo, grandioso. Ok, ok. Ci sta. Buono. One, two, that's three. Bring it. Minchia, straordinario. Vabbè, dai, sono stati bei match buoni. È un po' per tutti. Beh, noi abbiamo fatto un po' cagare. Vabbè, ma era giusto per far scaturire nuove rivalità in un colpo solo. Mo ci rifaremo subito, signori, eh? Ci rifaremo assolutamente subito. Ho le mie conoscenze, questo potrà essere ottimo. Dobbiamo recuperare. Ora. Oh, ma tutti... Allora, due sono le cose. Logan, pure tu, non potete rompermi i coglioni. Già pure che gli altri vogliono un rematch, arrivi tu che vuoi il rematch. Ma che problemi avete? Infatti la risposta di Adam Pearce è ok. Cioè, quella cosa mi sto rompendo i coglioni. Ok. Allora vuol dire che questa settimana mi tocca fare il rematch. Ehi, Pearce, temo che la cosa non ti farà felice, ma a causa del maltempo le prenotazioni dei miei spostamenti sono slittate, è molto probabile non sarò disponibile, madonna, per lo show di questa settimana. Questa è una cosa nuova, hanno aggiunto una cosa nuova, questa cosa mi mancava. Beh, lo show ha bisogno di te, ti mando un mezzo privato, prenditi costo e beh, effettivamente mi servirebbe. Imprevisti capita, assicurati di essere disponibile per lo show della settimana, però del tipo sti cazzi. Capisco, ma spero che la tua volta comprenderai che dovrò multarti e trattenerti una settimana di per se valore. Ma che stro... questa è cattivissima.
Temo che questo violi le clausole contrattuali, perciò il tuo contratto con NXT è da considerare rescisso, cioè rescisso, madonna che parolone, non lo uso mai, cioè praticamente annullato, rimborso contratto 400, minchia, ma che è? È la prima volta che lo leggo sta cosa. Certamente no, quel cazzo, Ronda ci serve. Ok, 25, te lo mando. E poi lei, Ronda, è cattiva. Se la faccia un po' contenta è meglio. Lei è pericolosa. Sì, mo vi faccio fare tutti i rematch. A tutti i rematch vi faccio. Ah, hanno tolto la regola del... e metto pure per il titolo di nuovo. Poi abbiamo vuole la rivincita sto ciuato qua do sta eccoti con coso con Demon. Poi c'era anche un altro perché mi ricordo che c'era anche un altro che avevo promesso, giusto? Hai promesso Scarlett il rematch contro Tamina per ok. Vedi che c'era qualcosa che non voglio dimenticare. Scarlett con Tamina. Che poi sta pure per scadere perché la settimana prossima sarebbe stato. Quindi alla fin fine era sotto coso là, quindi. Ah no, non è vero. Quindi lo posso fare anche per il semplicemente per il senza. Allora senza il titolo. Te lo butto senza il titolo, allora, dai. Allora, ora voglio vedere se funziona il tag team. Invece il tag team, io li voglio il tag team. Quindi Ronda. No, ho sbagliato. Cosa là, dove sta loro? E basta. Ah, e allora la sfida di. Ok, a posto. Ora. Fermi tutti. Andiamo a vedere una cosa. Prima di tutto mi serve un colosso cattivo. No, quel cazzo, aspetta. Mi serve questo. Vai. Allora, sto un attimo rianalizzando la cosa. A parte, ragazzi, che sto ricevendo le risorse, quindi sì, il prossimo sarà assolutamente l'arena. Ok, assolutamente. E cercheremo di portare secondo me pure allo stadio. Sì, in questa stagione io mi concentrerò tutto sul livello da aumentare del nostro caro qui presente, come si chiama? Arena. Se la nostra arena lo portiamo già a 5, io posso dirvi, ragazzi, che ci siamo tolti un grande pensiero, ma uno grosso, ma grosso quanto una casa. Poi ci dedicheremo assolutamente alle entrate, quindi soldi, e quindi aumenteremo la pubblicità. Questi li livelleremo con calma, ok, ragazzi? Ecco, almeno io così la voglio. Ora, assicuro che un superstar colosso meno popolare sia rappresentato. Sì, un attimo. Ora. Colosso meno popolare. Scusa, ha detto colosso o colossa? Non ho altri colossi io. 1, 2 e 3. 1, 2, eh no, sono 4. Ah,
Ah, e no, perché il colosso più po meno popolare, uno dei due, è lui. Quindi volete che li facciamo combattere? E li facciamo combattere. Non può, è per quello, è vero, non lo posso fare, allora sono scemo, è vero, niente, allora mi servirebbe capire. John Cage, non so chi sei, ma mi servi, a sto punto. E ci facciamo il tag famoso team perché voglio vedere se hanno l'entrata questi due. E voglio la loro entrata. Anche se potrei fare uno specialista in realtà. Però effettivamente lo specialista io però non ce l'ho uno specialista. No. Va bene così. Sì, perché alla fin fine sono. E io ho specialista in intermezzo, quindi vediamo un po'. Lo facciamo normale perché ci servono i soldi. Sì, se non sbaglio questo voleva farmi vedere. No, vuole acciaio del remezzo, vuole. Solo che submission glielo voglio dare. Ok. Allora, stavo riflettendo. Dopo dobbiamo vedere effettivamente le sfide stagionali che non stiamo controllando. Simula. Anche se quella aveva la pre... Minchia, straordinaria. Figuratevi col titolo. Ah, Logan Paul mo è contento averlo menato. Ah, mo c'è la rivalità, ma voi fate schifo. Infatti, al massimo vi faccio fare uno steel cage per rimuovere la rivalità. O se no non lo faccio fare e cerco di trovare qualcun altro che si scannano perché quella rivalità è pessima. Ok, spettatore. Voglio vedere... Aia. Voglio vedere se hanno l'entrata quei due a coppia, ragazzi. Perché tecnicamente mi sembra che loro possono fare. È a coppia. No, peccato, non è a coppia. Allora non è ancora impostato. Che peccato. Infatti, Buccia è indipendente. Minchia, ancora il costume, infatti, della versione. Ok, Buccia tiene ancora la versione. Ma i capelli tagliati, mezzi tagliati, tiene. No, vedete che è il vestito da quello che faceva ancora coppia con Samus? Minchia, però è fatto bene, minchia. È fatto molto bene, signori. Sì, però quel cappello da vecchio di mio nonno, onestamente, lo potevi risparmiare. Fammi vedere dietro cosa sta scritto, fratello, girati un attimo. Sì, però girati un attimo, voglio vedere cosa sta scritto dietro con la tua maglietta, perché hai un'entrata di un, con un gruppo. Cazzo, però voglio leggere, per favore. Inizi, calma, non me l'ha fatto leggere bene. Ah, è Taylor Beat! Ah, non è lui! No, ero sicuro che era lui. No, è Taylor Beat. No, Don't blink or quell'idiota. you'll miss E io pensavo che era Nathan lui. Frazier. And his partner No, ma quello è from uno Jersey, the specialista, Channel cavolo. Islands. No, allora. No, non lo sapevo. Vabbè. 182 pounds. Non l'avevo Nathan capito. Vabbè. Oddio, come corre. Guarda come Frazier. corre! Guarda come Well, believe it or not, Nathan Frazier was finito? actually Mi trained by aspettavo Seth un freaking salto, un Rollins, perhaps the qualcosa. most prized Ma cos'è? È pupil entrato of the così a. visionary. Well, that training's apparent from Nathan Madonna. Frazier's innovative style and Ma offense. che pro. Oh, sta cara, anima! Maintains a
stai calmo, Maro. È l'uomo sbagliato, non è ciò che stai cercando, non sono i prodotti che stavo cercando. Che palle, ho sbagliato. Allora era quell'altro, no, io penso che era quello, invece Taylor Bate, non lo sopporto. Vabbè, questo lo conosco, VR, non lo sopporto. Vabbè, raga, pazienza. Ah, è vero, mo c'è l'entrata di questo qui. Vediamo questa entrata di quest'altro tizio qui. Mai visto? Joey Cage. Oh mio Dio. Forse questo ha allentato con qualcun altro, perché mi sembra un tipo che dovrebbe... Madonna, che maschera importante che tiene. È inquietante quella maschera, fratello, con tutto il bene di sto mondo, ma è inquietante. È da psicopatico quella maschera. Aspetta, ma questo non è quello là della nuova... No. È inquietante, signori. È inquietante. Porca miseria. Skippiamo. No, quello fa coppia con Axon. No, lo devo prendere, Axon. No, me lo dici solo adesso, cazzo. Ah, è lui quello che faceva coppia con Axon. No, dobbiamo prenderli allora tutte e due. No, cosa mi hai appena detto? Vabbè, deludente. Ok. Simula. Ok. Allora ho sbagliato, però. Ero sicuro, non so perché, ma ero sicuro al 100% che quello che avevo fatto era corretto. Quindi è con Taylor Beat, quell'altro, che tristezza. Ah, quello viene chiamato Ercole, quel tizio. No, ti prego, che tristezza. Comunque questo sangue dovrebbe far coppia con quell'altro, comunque, perché sono vestiti uguale. Solo che nel gioco non hanno l'ingresso coppia, però si vede chiaramente che hanno gli stessi vestiti. Ah, cavolo, mi sono fregato da solo. Vabbè, non fa niente. Ci rifaremo subito. Quello sarebbe una cosa bella vederli entrare. Ma il problema è che Taylor Beat mi sa che ce l'ha uno di loro, eh. Wow, Wave Barrett si è preso questo. Madonna, ma prende sempre gente nuova così. Per quale motivo piglia sempre gente nuova? Quello ha culo, perché Big Boss è un wrestler della... è un Hall of Famer. Cioè, questo si è tenuto un Hall of Famer, quindi ha voglia e fa, quindi mo ce l'ha perenne. Mannaccia a lui, perché se l'è tenuto, capi? Automaticamente gli è costato, però se l'ho tenuto perenne. No, ma infatti li devo trovare entrambi. Però mi sembra che Taylor, che no, mi è antipatico, ragazzi, perché nella vecchia WWE lo giocavamo, lo avevamo, ma era una rottura perché perdeva sempre. E poi era fastidioso perché era cattivo, oltretutto. Va, grandioso. Beh, meno male, i match non sono stati pessimi. Ma mi sembra che uno di loro ce l'hanno. Vabbè, se l'avessi saputo che ero loro, guarda, perché io... Vabbè, c'era pure Axon disponibile, teoricamente. Vabbè, mo vedremo, mo vediamo, ragazzi. Ce li facciamo tranquillamente. Ah, ma hanno fatto... Oh, madonna, fanno un... Bel match, ok. Questo è Taylor Breeze, ok. Quello che noi ci interessa è Bate, ok. Già avevo paura perché avevo letto Taylor. Ok, no, perché quella ha i capelli lunghi. Ed è biondo. Ok, beh, poteva andare peggio. Non è andato malissimo, dai. Ok, ci stiamo rifacendo un po' di soldine, ragazze. Ok.
Ok. Ma certo, va benissimo. Questa settimana fai la sfida con coso? Adoro il microfono. Intanto qui facciamo il tag team. Sì, però questa volta faccio una cosa simpatica di nuovo. Allora, scudo. Ah, non lo puoi usare, cazzo. Che sfiga, non lo puoi usare per il... Vabbè. Questo sta a 20, eh. Comunque, ragazzi, posso dire che per l'umore vabbè, se io metto non popolarità perché fanno un po' cagare, però se fate caso, molti sono felici, cerco di farli felici quasi tutti, 1, 2, 3, 4, 5, 5, non è buono, devono essere tutti felici, tutti felici devono essere tutti. Poi... perché il tag team ci deve stare. Beh, guarda il lato positivo, un submission ci starebbe tutto. Ok. Che cos'è, commissa, che vuoi? Inserisci un estremo rules? Forse una cosa, questo lo posso fare, dai. Che bello. Ah, due sono esperti! Ottimo, buttiamola là, a posto, grazie. Cosa vinco? Un sold out. Ah, ecco, mi sono scordato. Organizza 5 show in ogni match sia di tipo diverso. Ah, questo è interessante. Questo si potrebbe fare quando abbiamo un po' più soldi. Organizza 10 match Fatal Way 4. Non l'abbiamo ancora fatto, effettivamente. Organizza 10 match Steam Rules. Ne faremo adesso solo uno. Organizza 10 match Tag Team. Lo stiamo facendo. Supera un bilancio. Ok. Organizza 10 match con Superstar con popolarità a maggiore di, ce la stiamo facendo. Organizza 10 match Fall Count Anywhere, ancora lo dobbiamo fare. Organizza 10 Hell in the Cell senza infortuni, vabbè, questo ce la possiamo fare. Dai vita a 5 rivalità con le interferenze. Questa è tosta, questa è tosta, questa è tosta, perché ha detto che dobbiamo far scaturire, eh. Trovato, trovato, trovato. L'abbiamo trovato. Ah, quanto è divertente. L'abbiamo trovato. Uno l'abbiamo trovato. Uno l'abbiamo trovato. Ercole l'abbiamo trovato. A posto. Va bene così. Ah, ok. E uno è andato. Bene, mo manca solo uno, così facciamo una tag team, perché sono comunque buoni, quindi dobbiamo giocarla bene. Simula. Ok.
straordinario. Buono, è solita rivalità, siete delle merde. Vabbè, pazienza. Decente, alla faccia che dovevi essere quello bravo. Vabbè, quel cacchio. E mi manca salito la rivalità, parliamone. Simula. Ah, mo' avete vinto voi, grande. Dammi 3 di rivalità. Vedi, è tosta quando non aumenta rivalità. Questa cosa è un problema. Simula. Perché intanto il match mo' lo facciamo. 4, perfetto. Questo lo devo mettere al main event proprio. Oh, ve lo dico già. Dai, questo, fate un bel match, perché se facciamo il titolo, frate... Madonna, ha vinto lui. E non ha fatto salire la rivalità. Ma che palle. Che palle, signori. Ma che palle. Vabbè, simula. Uno ce lo siamo tolti, quindi ne manca solo quell'altro. Il Power Ranger ci manca. No, vabbè, dai. Guarda, hai avuto un culo perché sei andato a infortunare quel Brock Strowman, perché sennò altrimenti sai che mazzo che cosa succedeva, sei infortunato quello che ha perso il titolo, che se ce la vincevano ancora loro, te la sei cercata. Ok. Ancora non è che sono contentissime. Nikki comunque è buggata, perché non è possibile che vince spesso lei. Pure contro Ronda ha sempre vinto. È qualcosa di anormale. Ma alcuni posso mettere la cintura, altri no. Non è che gli posso metterlo ogni volta a cintura. Perché non è che io posso mettere ogni tanta volta la cazzo in cintura. Cioè, per logica non la dovresti far mettere ogni tanta volta, la dovresti mettere ogni tot volte. Bravo, Bray Art. Il padre dovrebbe mettere di Bray Art, questo me l'altra già dictato, ma secondo me lo metteranno come patch aggiuntiva, che metto contenuti nascosti. Minchia, Johnny Gargano fuori. Vabbè, era un tag team così. Però guardate quanto hanno di energia sta gente, li state massacrando. Vabbè. Hai perso una rivalità da 4, fai schifo, fai schifo, fai schifo. se non parte devo far cambiare coppia, sì. Ah, guardali, guarda, mo l'ha capito, lo voglio vedere l'entrata, ragazzi. Charlotte, ok. No, ragazzi, dobbiamo vedere l'entrata dei due coglioni, dai, due fessi, voglio vedere l'entrata di quei due fessi, dai. Ah, c'è Ciampa prima, vediamo Ciampa. Eccolo qua, Ciampa. Eccolo, guardalo. Con la scritta Ciampa dietro il collo. The following contest is a tag team match set for one fall. Introducing first, representing DIY. Ciampa di origine italiana, ma non lui è parentato di origine italiana. Vabbè, ma molti americani, ragazzi, hanno le origini di parentela lontana italiana, ma è normale. Ciampa, vinci e poi l'altro resta italiano da poco, e poi quello storico che abbiamo avuto. Quell'altro che l'avevamo pure preso la volta scorsa, che non mi viene il nome. Guys, I am feeling the power of Tozawa. Questo fa tag team con chiunque, vabbè, tutto a posto. Oh, ragazzi, no, mo vediamo l'entrata di questi due scemi, dai, vediamo l'entrata di questi due fessi, dai. Che so, anche loro sono pazzi, vediamoli. Here come two superstars made of pure athleticism. Eccoli. Mamma mia, quanto sono scemi, però fanno troppo ridere, raga. Sono fantastici.
Loro come tag team fa ridere, raga. 492 pounds, the ECW World Tag Team Champions. Mamma mia. Non si possono guardare, raga. Sono fantastici. Oh, tutte le coppie, tag team di loro, di colore, di chiunque, soprattutto quelli di, i neri, cioè quelli neri, insomma. Per farvi capire, loro due, stessa cosa, anche quelli là di Coffee, Woods, di Gay, ragazzi, sono tutti da follia, cioè sono tutti da sclero. Maggior parte di loro fanno tutti i rapper. Maggior parte di loro sanno queste citazioni, per esempio loro erano vestiti tempo, la volta scorsa tipo NBA della, quindi basket, ragazzi, quindi tanta roba, devo dire la verità, ma sono troppo simpatici. Guardali come si sono, guarda, sono pure applicati a fare l'animazione di tutta all'entrata. And quite frankly, Byron, it's a necessary evolution. Ma dai, ma che fariata. Vedi perché io li volevo e ho sudato per ottenere. Cioè, bellissimi, sono simpaticissimi, li adoro. Che poi giustamente il loro tag team è ottimo. Infatti non mi sorprende che potrebbe avere una buona prestazione. Bella ciampa. Ciampa aspetta, ricorda che Ciampa fa coppia mo con quell'altro wrestler, che non sappiamo se sono stati aggiornati, perché dovrebbe avere entrata anche con quell'altro mo. Ce lo studiamo, ce lo vediamo dopo. Yo in Sky, vabbè. E poi loro due, dai. Bella però l'entrata di quei due. Bella, bella, mi è piaciuta. Non è stata malvagia nostra, dai, alla fine. 44.000, stiamo guadagnando un po'. Vedi, loro vuol dire, stanno già sul 100, raga. Questi hanno preso già il nuovo stadio. Noi non ce l'abbiamo, dobbiamo farci il nuovo stadio, sono sicuro. Sold out. Ora, quindi dobbiamo un po' rompere scatole a Ro. Ro ha lo stadio più grande del nostro, sono sicuro. Ah, io non voglio buttare frecciatine, però Theodore Long, se fa due trofei, ci supera tutte e tre in un colpo solo, ve lo dico, arriva al primo posto senza problemi. Allora, ok, la cosa non mi piacerà. Si chiama strategia. Allora, il bello è che non manco soldi a sufficienza per io guardo il lato positivo che lei vuole il rematch per il titolo femminile. Questa almeno l'unica cosa positiva è che ho questa. Poi il tag team lo posso almeno fare. Ok. Allora, gli altri. Vediamo se funziona allora il tag team, perché tanto non c'è. La cosa bella è che sono due specialisti, questi possono competere con gli altri.
sì. Guarda, io guardo il lato positivo, ho un po' di wrestler da usare, quindi bene o male non ho questo problema di numero, però, siete un po' disgraziati e meschini. E qui facciamo un'autopromozione. È un'autopromozione. Voi non lo state vedendo, ma sto cacciando un dito medio, ma così grosso, eh? Che mo te la faccio pagare in tutto. Senti, posso riprenderti te, per favore? Mi servi? A posto. Ora. Allora, Extreme Rules sono compacciati questi e questo, se tutto va bene, non ce la possiamo fare. Ci faccio Extreme Rules. Ok, ho la valla spacca, signori. Più di questo non posso fare nulla. E mi rimarrà pure con 9.000. E basta. La cosa positiva, ho fatto tutto al massimo. Le altre rivalità sono state potenziate e sono fottuto. Ora va la spacca, signori, vediamo così. Eppure stavolta ci vedremo pure le entrate. Ok? Ci vediamo le entrate? Ok, spettacolo. Così vediamo un po' come verranno, dai. Almeno abbiamo il backslash. Che parentesi, ragazzi, uscirà a breve il backslash, sarà disponibile a breve, a breve uscirà come evento, quindi considera che l'evento francese è stato l'anticipo di backslash, e quindi è tanta roba. No, che aspetta, sta già da stasera, il 3 e il 4. Sì, è già da seconda notte, sì. Backslash è già in atto, soltanto che speriamo di vederlo poi magari diretto in dei Max, di Max, ragazzi. Dictator conferma la cosa perché già me lo sono dimenticato. Ma mi sembra di sì. Sì, stasera c'è il Backlash, allora me lo ricordavo bene, sì. Beh, almeno vi sto facendo vedere un po' i personaggi nuovi, da un po' che non li stiamo vedendo i modelli. E poi sono molto curioso di vedere un po' il match. Sì, perché dopo il pay-per-view, ragazzi, PLE stacchiamo. Sì, stacco un po' prima, raga, perché mi devo organizzare, devo per forza uscire. Here's a woman who lives to fight. Oh, ecco qua Liv Morgan. One half of the NXT Women's Tag Team Ecco, non ha l'entrata di tag della cintura. Questo mi dispiace perché in realtà ce lo dovrebbe avere, però vabbè. Sì, però Liv Morgan, tu sei così carino quando avevi qualcosa in pelle addosso, il vestito. Beh, questo non mi piace, ma questo vestito colorato strano. Vabbè, pazienza.
Che poi l'animazione che sta facendo con la cintura non la può fare, essendo che la cintura è tosta tenerla addosso. Però vabbè. E poi abbiamo... Questo voi molti non hanno visto l'entrata di questo wrestler, ma... Perché c'era pure la... Era una creazione della community dell'anno scorso. Quest'anno invece è un po' più disponibile il personaggio. Eccola qui. The Welsh Dragon herself. È un personaggio della NXT, è stata campionessa di NXT lei, eh? Correggete se sbaglio, ma mi sembra di sì. Tegan Nox. Ah, e parentesi altri colori, perché poi uscì come DLC della WWE della scorsa volta, del 2023. Quindi ci sta. E poi i capelli colorati e riferito a quello che ho saputo a Rainbow Dash dei My Little Pony. Se non lo sapete, adesso sì. Beh, se non sbaglio, ma mi sembra di sì. Sì, non mi sorprenderebbe la cosa, lei è giovanissima. Va bene, ragazzi, ecco il titolo, scontro femminile, vediamo qua come andrà. Cioè, nel senso che la skippiamo, la facciamo un po' combattere, vediamo come la sanno gestire questi. Questi è un tag, qua se maenano. È un Extreme Rules, quindi qui si meneranno alla grande. Ah, bella l'animazione con tutte e due le cinture che si le piglia. Eccole qua. Ah, una delle mie arbitre preferite, raga. Oltre alla bionda, anche questa qua un po' con i capelli un po' più scuri mi piace un sacco. Bene. Ora di menarvi, vediamo come si faranno molto male. Siamo partiti benissimo. Bello! Bello che c'è stato il cambio. Bella anche questa. Madonna, sono agguerrite le due ragazzine. Io non voglio essere cattivo contro Piper, ma Piper la sta prendendo alla grave. Sta diventando un sacco di box. Ronda si è ripresa. Ora la cara Nox lo spinga. Infatti c'è stato un cambio bellissimo. Oddio. Turned inside out. Arbitro, arbitra in mezzo, non continuate. Quello è un tavolo. Perché un tavolo, signori? Ronda, cosa mi combini? Però è bello che hanno messo l'inquadratura qui, ma sapete perché? Perché se ci pensate è perfetto come inquadratura, perché fa vedere bene tutto l'angolo del match. Mi piace un sacco questa angolazione che hanno scelto. L'unica angolazione che non mi piace è quella là della Steel Cage e del Hell in the Cell, perché le inquadrature proprio non fanno vedere bene i match. Ragazzi, siete come due contro uno. Ma dai! Cosa ho appena visto? Vabbè, basta, ho capito. Andiamo, va. Chi è che vince? E si sono mantenuti il titolo, eppure classico. Grande. Oh, spettatore. Ora vediamo se hanno l'entrata. Vediamo se hanno l'entrata, raga. No, non hanno l'entrata, perché leggo solo bucce, ok. Ok, non hanno l'entrata. Che sfiga, non hanno l'entrata. Ma che rottura, che noia. Non hanno l'entrata, signori. I'd say it's about high time for a little British strong style. And his partner from Dudley, England, weighing in at 175 pounds, Tyler Bates. This is a man who captured the NXT UK Championship as a teenager. Yeah, and he's only gotten better since. Comunque, effettivamente, solo a pensarci, signori, campione dell'NXT. Effettivamente,
È diversa la sua rimazione d'ingresso rispetto a quello dell'anno scorso. Un po' me. Oddio. Bella la sua rimazione d'ingresso, mi piace, signore. Però volevo l'entrata a coppia, raga. Figo, mi piace, ragazzi, mi piace, mi metto un sacco. No doubt about it, we are in for something special tonight. Hai finito? Grande. Ok. Allora, no, perché a volte il gioco li aggiorna, quindi ancora non l'hanno messi atti, perché infatti vedi che non hanno ancora il vestito a coppia. Sì, perché allora, essendo che il tag team in realtà è uscito nel 2024, noi dobbiamo ricordare che il 2025 in realtà sarebbe il roster del 2024 che conosciamo noi, capito? Quindi teoricamente quello è il concetto. Sì, sì, palesemente quello è. Abbiamo sbagliato noi a considerarli. Quindi no, perché io non conosco le coppie effettive del. Però so che l'hanno messi. Ma forse perché ci sono nella versione, ecco, quella lì standard, quella là che tu vuoi fare distribuzione. Perché ho visto che ci sono gli ingressi anche a tag. Se non ci sono qui vuol dire che non ci sono le versioni alternative. Ecco perché esistono le versioni alternative dei rest, ragazzi, perché come bucce esiste il colore anche del costume diverso. Uno direbbe vabbè, ma cambia colore. No, il colore purtroppo è la tenuta che tiene per i tag a volte. Ecco perché, quindi non è il gioco, c'è sta l'ingresso di il suo ingresso con quell'altro, quindi vuol dire che non è disponibile adesso. Cioè, non è disponibile per questa modalità. Tavish, ragazzi, eccolo qua, Tavish. Take a look at the talent in competition here. You can see exactly why the WWE Universe is so amped up for this one. Lui è vero, è esistito. Lui è veramente esiste ancora ed è presente alla WWE. Old style wrestler di un bel po' di anni fa, però ha già lasciato da un bel pezzo a WWE in senso come lottatore, però so che fa da tutore praticamente ai nuovi novellini, no? Quando arrivano nella WWE lui li ha a destra, cioè lui sta praticamente quando si allenano, quando praticano e fanno le prove, lui è presente, cioè quello è, che non è una cattiva cosa, Infatti quello è quello maschile. Poi c'è la femminile, che è Jessie Jane, che l'hanno messa qua disponibile. Infatti mi meraviglio che non sono disponibili tutte e due giocabili. Cioè sì, sono giocabili qui in questa modalità, però non sono giocabili nella sezione roster. Questo è interessante, questa cosa è molto strana, perché praticamente tu puoi giocare con certi wrestler con le loro dinamiche anche esclusive, come lui per esempio, qui, ma non puoi usarlo nel roster, lo devi scaricare. Infatti la prossima volta devo ricordare di scaricarlo. E vabbè, facciamo simulare questi qua. Ok, madonna, questo comunque è un pazzo. Ma questa ha una faccia che, non lo so, ha una posa molto specifica. Questo mi sembra, ma questo non è che fa, no, aspetta, Joy Cage. No, questo fa coppia con. Sì, questo dovrebbe fare coppia con quell'altro cretino, il marito, il fidanzato di Scarlett. È vero, questi fanno coppia. Vabbè, ma io mo non ci penso, spiego, non sapevo. Simula. Classico, ragazzi, classico. E così deve essere. C'è andata discretamente bene, comunque, non posso lamentarmi. Bene, questi si scannano. Abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, secondo me. Alla fine dei conti abbiamo fatto un ottimo lavoro. SmackDown ha sprecato un sacco di soldi perché non ha avuto nessuna possibilità di nessuna organizzazione. Ma con tutti, allora, con tutti i rivalità che sono infortunati, ragazzi, non è riuscito a fare quasi nulla, eccetto il main event per il titolo. Ma è tutto normale, ragazzi. Cioè, questo se le ha buttate e ha detto, vabbè, andate voi, fate qualcosa, e basta, cioè, che tristezza, cioè, non sapeva cosa fare, non sapeva cosa fare, vabbè, no, pure Ro,
Ah, vedi, però ha scelto Backlash, vedete? Hanno pagato per Backlash, però, eh? Quindi va bene, dai. C'è, ho visto che c'è il coso di Backlash, quindi alla fin fine hanno speso soldi per il Backlash, dai. Quindi stanno facendo seriamente. Aspetta, chi è quella lì? Ho cliccato a caso, ma mo l'ho vista. Chi è quella lì? Chi era quella tizia di prima? Chi era quella tizia di prima? Mo ho letto quella tizia mascherata. Che cacchio era? Boh. Trent Shaw. Ma che è sta gente? Hanno aggiunto nuovi gente a caso della Trent Shaw. Che cacchio sono questa gente? Ah, vedi, Travis X, wrestler UCW, figurati appunto. In pensione, però ora è un producer della WWE. Ah, adesso è proprio un producer. Ah, pensavo che. Io pensavo che faceva. Ah, giusto, perché quelli nella modalità di narrazione fa vedere che lui ti fa anche da tutorial, da tutore ogni tanto. Ok. Però sì, sapevo che era un ex wrestler, però non sapevo della WCW. Ok. Figo, figo che l'hanno introdotta. Eh sì, perché hanno aggiunto la UCV e allora stanno mettendo contenuti pareggio, minchia. Si sono scannati questi. Vabbè, a posto. Lui per esempio non ha speso niente, comunque simula. Però vedete, tutto normale. È straordinario. Però si sono un po' scannati questi qua, Hanno speso un po' di soldi. Si sono trovati un po' incasinati, eh? Sì, però è UCV, mi hai dato un fastidio della Madonna, mi hai dato un po' fastidio, bastardo. Vabbè, alla fin fine mi è andata un po' bene rispetto agli altri, mi sembra strano, ma mi sembra che ci è andato bene a noi. Stiamo a vedere. Madonna, infortunato, ovviamente, figurati se non c'era questa situazione. Straordinario, cioè praticamente. Ci è andata bene noi, cioè abbiamo superclassato sia all'inizio che alla fine. Vabbè, i mid card ci hanno massacrato perché mi hai tolto tutti i titoli, però noi eravamo messi molto bene. 118.000, ok, 91.000, 84.000, 113.000. Però abbiamo superato noi, abbiamo avuto più anche pubblico rispetto agli altri. Vaffa, bitch please proprio. Bene. Abbiamo guadagnato, abbiamo recuperato, abbiamo leggermente recuperato rispetto agli altri, però dobbiamo. Ah, eccoci qua. Vabbè, raga, per il momento non mi servo nessuno o resta, vediamo cosa mi ci propongono. Soldi, va bene, grazie. Sì, tanto quel colosso non mi serve. Oh, mi stanno dando soldi perché giustamente dicono, ma io non so che cosa fare, eccetera, eccetera. Il problema è che questi mi possono essere utili. Quindi potrei accettare come rifiutare, però in questo caso i soldi sono molto importanti, però. Senti, accettiamo i soldi. Aspetta, tu che cosa vuoi darmi lei? Però io ti devo dare Taylor Beat. No, no, io l'ho comprato quel cavolo, mo me lo uso, lo userò e mi serve, quindi per carità, Alexa Bliss, tutto rispetto. Per carità, però no. SummerSlam, un SummerSlam.
Dettaglio interessante, le nostre richieste indicano che, che il pubblico vuole Tamina e Rosie. Ok, vorrebbe vedere qualche sconto tra, sì, piace che quando si menano queste due, ok. Questo dobbiamo ricordarcelo, perché aumenterebbe l'importanza tra Tamina e Rosie, se si scontrano. Non è vero. Non è vero mai, non so da dove è uscita sta cosa. Ma io ti avevo messo, ti avevo chiamato la volta scorsa. Comunque va bene, popolarità 40 perché l'avevamo già la volta scorsa usato. Ah, vuoi ritornare con noi? Va bene, anzi, forse mi sei pure utile. Ok. Bene, fermi tutti. La superstar che lanciano una sfida tag team ottiene 3 energia extra. Ok, la superstar di livello ring inferiore a 10. Le superstar. Oh, bello, ne ho tanti. Mi servono. Uso subito. L'altro qua sarebbe scegliere un superstar con abilità. No, subito, immediate. Guarda quante sono inguaiati. Subito, subito, non ho perso tempo. E sapete perché? Livelliamo le persone. Allora, prima tu, ok. Minchia, questi sono già tutti al massimo. L'unico che devo fare è questo. Che però voglio fare una cosa, cambio di ruolo. Ecco fatto. Ora, la cosa è divertente, ragazzi, perché io ho quasi tutti al massimo. L'unico che devo fare è potenziare questo. Oddio, è ritornato. Cioè, giusto, perché ritornando mi è ritornato la rivalità al massimo. È vero, questa aveva la rivalità con Kofi. No, vabbè, mi sono regalato una rivalità gratuita. Ma dai, allora sì. Ma che culo, vedi? Ogni tanto la fortuna. Allora, vediamo con. Questi però non è che sono un po' più grandiosi, però potremmo fare qualcosa. L'unica cosa che non è che saranno ottimali, però se partirebbe una rivalità e questi si scontrano sempre. L'unica cosa mi servirebbe un qualche match femminile dove. E loro effettivamente non hanno la rivalità, quindi va bene così. No, oh, ecco qua. Però dobbiamo fare un'interferenza, quasi quasi, quasi quasi. Tu contro chi puoi far combattere? Contro te, però voglio. Ho speso qualche soldino, lo ammetto. Allora, però, autopromozione è un po' te, fratello, ti serve. Allora, vediamo un po'. Abbiamo pure abbastanza soldi, tra virgolette, possiamo fare qualcosa. Ora. La rivalità, questi non hanno neanche una. Ma se io faccio un'interferenza con il combattente, no. Interferenza suo, lei potrebbe fare con Ronda perché giustamente lei è una combattente.
Potrebbe funzionare. Meno male che me l'ha detto. Che culo, meno male che l'ho letto, meno male che l'ho letto, sto per fare una cazzata. Scusate ragazzi, sto pensando, scusatemi. Sì, ok. No, questo andava bene. Ok. No. Sì. A posto. Allora, stiamo calmi. Abbiamo guadagnato qualcosina. Possiamo fare un Extreme Rules simpatico e un... Un bello steel cage. O un bel Hell in the Cell. Ora, però, è giusto per fare una cosa figa, però vi assicuro che vediamo come si evolve in questo modo. E la stoppiamo per il prossimo video. Cioè, vediamo mo come si evolve questa situazione qui. Perché mo possiamo, abbiamo troppe rivalità ignoranti, quindi possiamo tutto giocare su un match tranquilli e avere solo punteggi alti. Forse ci è andata pure bene teoricamente. Simula. Straordinario. Straordinario, ragazzi. È fuori. È diventato buono. Vabbè, questo simula giusto per avere uno scontro così. Però a partita rivalità è extra ottima. Perfetto. Quindi vuol dire che è buono. Facciamo accontenti a questi, sono giusto per, ma era solo per avere il rematch. Ok, l'ha vinto pure, sono contento. Deludente, lo sapevo, ma nello stesso tempo ho fatto la sfida perché così quello sta a due e non si rischia che facevano poi la rivalità nascesse con Big E. Quindi a posto così. Simula direttamente e speriamo in bene che con Ronda partirebbe un'interferenza con Tegan Nox e forse la rivalità. Ok? Bene. È partita la rivalità! È partita la rivalità! E abbiamo fatto pure una cosa per... Oh, grande! Oh, che bello! Cioè, ha vinto pure il titolo oltretutto. Qua ci scialiamo, mo ci scialiamo qua. Posso dire che è partito bene dopo la prima. Il primo PLE. Non la voglio tirare, però siamo partiti bene. Guarda come subito lo utilizza lui. Buono, ok. Simula. Non è contenta, mi dispiace per Tiffany, ma non è molto contenta. Va bene così. Io ho cercato di darvi più felicità possibile, però ora ve la vedete voi, minchia. Straordinario, bene, ci sta. Ok, vedo un sacco di bella gente là. Ok, ho già vedo di nuovo. Madonna, chi è questo?
Wow, madonna, Neidrat. Vabbè, oh, ma sempre gente ignorante si pigliano questi, oh. Allora, a me mi fa ridere come subito mi hanno preso quello che gli ho dato. Garrett e subito Penelope subito sono stati presi e buttati in mezzo per un tutti contro tutti. E la cosa divertente è che erano gli anelli, sono i praticamente gli agnelli sacrificabili. Vabbè, Carlotta ormai sta a vincere sempre. Madò, che rottura. Però intanto ha fatto una buona rivalità. È partito. Ok, uno però. Ok. Grandioso, ci sta. Ma io non voglio fare domande stupide, ma non... Cioè, guarda che geni! Cioè, se che quella ha il tag team sotto, no? E hanno pure il punteggio. Ovvio che ha detto, sai che faccio? Facciamo un altro cambio di tag team, mamma mia. Che casino che sta combinando queste ciure. Comunque ho fatto bene a con il CBU a fare lo scambio, eh. Con gli altri due sì, perché ho avuto quei soldi in più che mi hanno dato la facilità di fare qualcosina di decente. Simula. Questo potrebbe essere un bel match. E infatti stavo tirando. Però intanto noi abbiamo fatto una bella incredibile... io sto bene così. Ok. Siamo per fare 3 milioni di fans, eh? Ok. Madonna, quella fa 3 milioni. Anche gli altri stanno per raggiungere, pure io devo raggiungere, ragazzi, dobbiamo recuperare e raggiungere i fans. Non mi piace che sono messo malino. Questo è interessante, Triple H, hai ragione, eh? Non è che hai torto, hai detto una cosa effettivamente giusta. Quella nullità di Tegan mi ha attaccato durante la scorsa show, ok. Non ho intenzione di tollerare atteggiamenti del genere, voglio pestarla sangue. Certo, riposa, sì, hai energia, certo. Assolutamente. Peccato, però ti faccio pure una cosa simpatica. Ah no, non lo spa. Che cos'è? Gestisci cose? Eh sì, perché adesso stanno salendo tutti di livello adesso, ok? Ok. No. Buono, buono, aumenta rivalità. Ecco, questi sono una cosa interessante. Ok. Giochiamola bene, ragazzi. Madonna quanti. Io devo cercare di. Oh, devo prendere solo questo. Se riesco. Il problema è questo: che se devo farmi i soldi, signori, devo buttarmi sulla pubblicità. Devo fare tutta pubblicità almeno per 3 eventi di fila. Se faccio pubblicità, ragazzi, guadagno abbastanza. Perché, ragazzi, ho 7 di risorse. Io non voglio essere cattivo, però mi conviene fare un po' di pubblicità per la prossima volta, almeno dal 7, l'8 e il 9 come show faccio tutto pubblicità, perché ragazzi, se noi guardiamo il roster mio, abbiamo tutte rivalità pronte, quindi giochiamo sulla pubblicità, ok? Giocheremo tutto sulla pubblicità e qualche match per fare la rivalità, però teoricamente noi siamo messi da Dio, non ci serve manco la popolarità. Se facciamo un po' di ci facciamo un bel po' di big money, ci prendiamo l'arena e ci prenderemo forse anche un altro di questi e potenziamo a cavallo. O se no facciamo l'arena e se ci riusciamo possiamo mantenere i soldi, cioè le risorse per buongiorno,
per lo stadio, arena e stadio. E secondo me non sarebbe una cattiva cosa, ve lo dico già da adesso. Quindi facendo questi due, ragazzi, livello 5 è tanta roba. Anfiteatro è troppo, però questo, perché peccata la capienza, signori, è tanta questa. Questo è il plus ultra, però avendo questo, almeno fino a questi due, siamo a cavallo per un bel po' contro i nostri avversari, perché i nostri avversari, qualcuno l'arena se l'è comprata, noi siamo ancora indietro, perché si vede dal guadagno, ragazzi, il guadagno raggiungono almeno sui 100.000, noi arriviamo sempre sui 60.000, 70.000, quindi qualcosa mi dice che qualcuno già l'arena l'ha pigliata. Quindi dobbiamo recuperare, secondo me, assolutamente l'arena e lo stadio. Poi vediamo un po' se ci conviene l'anfiteatro o se no andiamo direttamente con cattiveria pubblicità. Così manteneremo sempre soldi e avremo un bel po' di soldi. E così credo che per la terza stagione, perché dovremmo faticare un po' per questa situazione, però per la terza stagione possiamo solo recuperare e là buttarci con acquisti di wrestler, anche megafotonici e soprattutto match megafotonici. Io la sto vedendo così. Bene, io la interrompo qui. Spero che vi è piaciuto questa live, è durata pure abbastanza, e ci aggiorniamo per la prossima volta. Qui dal 38 passo e chiudo. Bella ragazzi.